Il circolo Scacchi Veduggio è costituito da tre amici nel 1993. Da sempre la sede di gioco è l'oratorio e il giorno abituale di ritrovo è il venerdì sera. Negli anni il circolo è cresciuto e ha sviluppato le sue attività. La prima è stata l'organizzazione di tornei interni, ma con il passare del tempo i soci hanno creato manifestazioni sempre più importanti, allestendo vari tornei di interesse anche internazionale. A Veduggio ha infatti giocato l'ungherese Peter Leko, il più giovane maestro della storia e finalista al campionato del mondo. Ha inoltre ospitato per 4 volte il campionato della Brianza, con l'edizione del trentennale. Infine si è distinto nell'organizzazione di manifestazioni amichevoli, come il quadrangolare con l'entate Mariano e Seregno. Il fiore all'occhiello del circolo è l'attività agonistica a squadre. Infatti il CSV, partendo dalle categorie inferiori, quest'anno ha conquistato la serie A2. Serie molto impegnativa, che li vedrà opposti ai circoli di alcuni capoluoghi di provincia del Nord Italia, come Milano, Bergamo e Trento, e nel campionato regionale, dove ha vinto 2 edizioni consecutive. Ultima novità svolta dal circolo, ma prima per importanza, è la divulgazione del gioco tra i giovani e i giovanissimi, delle scuole medie ed elementari. Il vivaio è sempre fiorente e negli ultimi anni i ragazzi hanno raggiunto le finali nazionali a squadre, qualificandosi a rappresentare il circolo, il nostro paese e la regione Lombardia alle finali di Asiago nel 2004, di San Severino Marche nel 2005 e Scanno nel 2007. Il CONI, riconoscendo la bontà del lavoro svolto, ha premiato il settore giovanile del CSV nel 2006 come migliore della Lombardia. La passione con cui ha cresciuto e sviluppato l'attività agonistica per la divulgazione del gioco degli scacchi, con particolare riguardo ai più giovani. Per i grandi risultati ottenuti a livello regionale e nazionale e assegnata per l'anno 2008, la benevolenza civica all'Associazione Dilettantistica Circolo Scacchi Veduggio. Ritirano il premio il presidente dell'associazione Ippolito Ripamonti, Emanuele Ati, vice campione regionale Under 10, attualmente tra i primi 5 Under 10 nazionali, Gioele Fumagalli, recente vincitore del torneo scolastico tra gli alunni delle scuole medie di Seregno, che ha visto la presenza di più di 60 partecipanti, il vicepresidente Fabrizio Corti e il capitano Fabrizio Grifoglio, appunto capitano della squadra promossa quest'anno in Serie A2. Volevo ringraziare a nome mio e di tutti i soci del ciclo per questo premio che ci è stato assegnato e ci spero di andare avanti in un difficile prossimo futuro che ci aspetta, dove andremo a cimentarsi come è stato detto, con circoli che difendono città, capoluoghi di provincia e noi siamo una pulce. Speriamo un bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.